Quella del rubinetto costa in media 1,37 euro a metro cubo, fa proprio un millesimo di euro a litro, praticamente poco. E allora perché non bere l'acqua del rubinetto? Per l'italiano siamo fatti così, abbiamo l'oro a portata di mano ma lo buttiamo via, lo sprechiamo. E l'acqua magari la beviamo in bottiglia pagandola più cara e certe volte di pessima qualità. L'Italia è tra i leader mondiali per il consumo di acqua in bottiglia, 195 litri per abitante l'anno. Noi spendiamo 12 miliardi e mezzo di litri all'anno, uno dei quali viene esportato. E allora noi che cosa possiamo fare? Oggi per esempio i cittadini hanno molte occasioni che non possono perdere. Innanzitutto la campagna di compra acqua di casa mia. E allora io mi sono chiesto, ma perché la più importante catena della grande distribuzione d'Italia promuove un consumo corretto e consapevole dell'acqua? Perché? Chi glielo fa fare? Potrebbe cioè continuare a vendere soltanto acqua di grano, senza problemi. E invece no. La copra per esempio ci ricorda che per l'imbottigliamento e trasporto su gomma di 100 litri di acqua che viaggiano per 100 km si producono emissioni pari a 10 kg di CO2. Se invece tu scegli l'acqua del rubinetto per ogni 100 litri erogati si emettono 0,04 kg di CO2, cioè un rapporto tra 1 e 250. Le possibilità che si aprono sono diverse. Chi vuole può decidere di ricorrere all'acqua di rubinetto, normalmente un'acqua di buona qualità e sicura dal punto di vista igienico. Ma tassare poi quella di scegliere delle acque minerali vicine, cioè molto vicine, quelle in cui tu puoi limitare il trasporto sicuro. Qui sta il punto del ragionamento. Gli italiani bevono una media di 195 litri a testa all'anno di acqua minerale. Dalle fonti alla tavola il trasporto dell'acqua mette in movimento nel nostro paese ogni anno qualcosa come 480.000 tir. 480.000 tir. Messi uno accanto all'altro sono una fila di 8.000 km, cioè praticamente un viaggio andata e ritorno tra Roma e Mosca. Perché una campagna come quella della coppia? Perché per esempio un referendum sulla coppia? Perché milioni di persone cominciano ad interessarsi degli sprechi? Perché milioni di persone invece di farsi gli affari propri vogliono sapere cosa mangiano, cosa bevono? Perché loro dicono? Perché qualcuno ogni tanto si pone il problema delle grandi divisioni tra mondo magro e mondo grasso, tra un mondo che ha tutto e un mondo che non ha niente? Perché? Perché questo mondo, questo sistema, non c'è così. Questo sistema non ce l'ha fatta. E allora, perché? Perché l'acqua è un bene comune, perché l'acqua deve diventare un diritto umano universale, perché non ci può essere un bambino che va in bagno per esempio in una pozzanghera, a pochi metri da un bambino che invece fa il bagno dentro in una piscina, perché non si d'accordo, distinguiamo l'acqua per tutti, perché per tutti è l'acqua. E soprattutto l'acqua è un bene essenziale che appartiene a tutti e per questo è una battaglia di civiltà. Nessuno di noi, nessuno di voi si deve sentire mai escluso. Acqua Mondi è uno spettacolo prodotto da Coppia.
dalla Camera di Guardia di Pianoforte, le immagini di Gopro e di Stella Scatti. Grazie a tutti.